Cominciamo col prenderci cura di questa pianta, perché è una pianta importante che oggi ci aiuterà molto. Si tratta dell'origano, che oltre ad avere delle ottime caratteristiche organolettiche, è anche una pianta significativa per noi oggi perché è una pianta cosiddetta rizomatica. Che cosa significa? Significa che mentre guardando all'apparenza possiamo pensare che sia semplicemente una pianta erbacea con delle radici molto diffuse, in realtà parte del suo fusto si sviluppa sottoterra in modo orizzontale, diventa il deposito di sostanze nutrienti per la pianta, ma anche possiede gemme proprie che poi si vanno sviluppando orizzontalmente nel terreno. In generale, le piante rizomatiche hanno questa caratteristica di sviluppare delle connessioni planari diffuse che mettono in correlazione tutti i punti della pianta uno con l'altro. Per questo l'idea del rizoma è stata già utilizzata parecchi anni fa, negli anni 80, da Deleuze e Guattari, che in Mille Plateaux, Mille Piani, hanno introdotto questa idea della conoscenza come un sistema non più gerarchico e organizzato in modo centrale sotto forma di un albero che dà un contenuto chiave, poi ne dirama e ne discende tutti gli altri che hanno evidentemente un livello gerarchico inferiore, ma piuttosto come un sistema di tipo rizomatico che mette in connessione tanti elementi diversi senza un chiaro punto d'ingresso, un chiaro punto d'uscita, senza un'organizzazione gerarchica di questi contenuti, dando particolarmente valore a questo sistema delle connessioni tra vari e disparati elementi di conoscenza. Da questo background storico nasce un approccio pedagogico invece molto più recente, che è quello del cosiddetto networked learning, legato al mondo del connettivismo, che vede l'apprendimento come lo sviluppo della capacità negli studenti di attivare le conoscenze disponibili nei supporti fisici, nella rete, ma anche nel sistema sociale di riferimento. Tra i principali esponenti abbiamo George Simmons e Stephen Downs. Simmons in particolare non ama tantissimo essere associato alla prospettiva rizomatica di Deleuze e Guattari, perché forse, non so, non gli piacciono le metafore botaniche. Però viene veramente istintivo trovare una connessione tra questi due momenti storici della riflessione sulla conoscenza e sull'apprendimento. Un approccio così fluido al concetto di apprendimento farebbe pensare che sia troppo difficile andare a individuare un modello pedagogico, quindi una schematizzazione operativa che permetta poi di tradurlo nella pratica d'aula con una certa agilità. Ci ha provato Filippa Levi, che propone un'interessante schematizzazione di questo approccio. La schematizzazione proposta da Filippa Levi parte da una fase cosiddetta di orientamento, nella quale il docente sollecita gli studenti, da un lato, a individuare i propri risultati di apprendimento attesi. Questo è un punto molto interessante del networked learning. I risultati di apprendimento non preesistono all'esperienza didattica, ma vengono costruiti dentro all'esperienza didattica con un contributo fondamentale degli studenti. Stephen Downs addirittura dice la comunità è il curriculum. Quindi, dicevo, il docente sollecita gli studenti nell'individuazione dei propri risultati di apprendimento e li aiuta ad orientarsi nel contesto d'apprendimento di riferimento, quindi a riconoscere quali sono le fonti attivabili, sia le fonti fisiche che quelle digitali, che i soggetti portatori di conoscenza, le reti, le comunità di pratica, i social network che possono aiutare a raggiungere i risultati di apprendimento attesi. La fase successiva è quella della comunicazione, cioè si fa questo passaggio dalla situazione in cui lo studente è in qualche modo un esploratore quasi passivo del contesto a quello in cui diventa un soggetto attivo del contesto perché inizia a comunicare e a proporre le proprie idee, le proprie proposte di esplorazione anche ai propri colleghi.
La fase successiva diventa invece più articolata perché è quella in cui c'è un'attivazione vera e propria degli studenti nella ricerca di contenuti, informazioni, conoscenze utili a rispondere ai risultati dell'apprendimento attesi, la costruzione di sintesi di queste esplorazioni e la loro messa in circolo nella comunità d'apprendimento o anche nella rete più ampia aperta verso l'esterno. E infine, fase molto importante, la fase cosiddetta dell'organizzazione, cioè quella in cui dopo aver attivato questo contesto fatto di soggetti, reti, individui, materiali fisici e digitali, lo studente individua delle strategie di sostenibilità di questo flusso di informazioni, impara a muoversi con continuità in questo contesto, a costruire le sue sintesi e a rimetterle a disposizione della comunità.